Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto in compagnia dell'assessore Maria Francesca Corigliano, appunto assessore alla cultura, dei beni culturali e dell'istruzione della Regione Calabria, per questo evento molto importante che è appunto la riqualificazione del borgo di Cleto e questo seminario molto importante. Innanzitutto benvenuta qui a Cleto. Grazie, grazie, io conoscevo questo borgo meraviglioso e ci sono tornata con grande piacere. Oggi è una giornata interessante perché si porta a conoscenza dei cittadini quello che è stato un progetto di studio portato avanti da studenti dell'Università di Venezia che hanno studiato dal punto di vista urbanistico, architettonico questo borgo, e adesso noi assisteremo all'illustrazione di questi plastici, di questa loro idea di fruibilità del borgo che ritengo molto interessante. La Regione Calabria insomma una grande attenzione sia sul recupero dei borghi, c'è una progettualità che sarà portata avanti proprio perché vogliamo valorizzare la vivibilità e gli aspetti anche immateriali di cui sono ricchi i borghi calabresi, e in particolare rispetto a Cleto c'è anche un finanziamento importante, 300.000 euro che dovranno essere utilizzati per il recupero del castello in termini di fruibilità. Quindi direi che oggi è una giornata davvero interessante e importante per gli amministratori ma anche per i cittadini di Cleto. Assessore, un'ultima domanda, questa diciamo esperienza positiva di gemellaggio, si può dire, di studio tra un'università molto importante che è quella appunto di Venezia e il comune di Cleto, poi tra l'altro c'è anche un altro comune interessato che è quello di Conflenti, è un modo non soltanto per evitare lo spopolamento di questi piccoli comuni ma anche per basare le ricerche sulla cultura e soprattutto quello del turismo che è importantissimo per la Calabria. Ma infatti la valorizzazione dei borghi avrà come obiettivo fondamentale proprio quello di favorire il turismo e in particolare il turismo lento. E noi sappiamo che il 2017 è stato l'anno proprio dei borghi, il MIBACT ha promosso questo tipo di attività, di valorizzazione, e sicuramente si andrà in questa direzione. L'obiettivo è proprio quello di animare questi luoghi che devono ritornare ad essere luoghi di vita, ma dove senza attività i produttivi e anche gli insediamenti abitativi andranno progressivamente a diminuire, quindi noi dobbiamo rivitalizzare i borghi. Perfetto, io ringrazio nuovamente l'assessore alla cultura, dei beni culturali e istruzione della Regione Calabria, Maria Francesca Corigliano, e le auguriamo buon seminario qui a Cleto. Grazie ancora. Grazie, 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 buonasera.